Un altro dei servizi per i quali Google è noto e usato è la posta elettronica, attraverso il Gmail, il Google Mail. Peraltro, l'attivazione di un account di posta elettronica su Google, quindi un account del tipo nome, cognome, chiocciola, gmail.com, è la chiave con la quale Google consente di accedere a tutti gli altri servizi che prevedono operazioni riservate, no? Come l'archiviazione di file, la creazione di una propria agenda personale, l'attivazione di un proprio canale YouTube, attraverso quindi Drive, YouTube, Calendar e quindi anche Gmail, la posta elettronica. Ecco, tutti questi servizi richiedono preliminarmente il possesso di un proprio account individuale, un account personale. Questo account deve essere creato direttamente sul dominio gmail.com, nel caso, diciamo, più generale di uso di Google come privato. Ma se la vostra scuola, ad esempio, ha aderito al servizio G Suite, Google Suite, precedentemente noto come Google Apps for Education, l'account potrebbe anche essere definito all'interno del dominio della vostra scuola. Quindi a patto che appunto il dominio della scuola si sia fatto corrispondere, sia stato associato al servizio G Suite. Quindi potreste in teoria avere più account. Ovviamente questo è possibile in generale, non siamo vincolati ad avere un solo indirizzo di posta elettronica. Voi potete avere l'indirizzo del tipo nome, cognome, chiocciola, istruzione.it, quindi un account sul dominio di istruzione.it, un altro email account del tutto personale, privato, su Gmail, direttamente su gmail.com, quindi sul dominio Google, e in aggiunta un account professionale, diciamo così, nel contesto della scuola in cui lavorate, nel caso in cui la scuola ha aderito al servizio di G Suite. Quindi avrete un account del tipo nome, cognome, chiocciola, dominio della vostra scuola. Quindi in tutti i casi, comunque, in tutti questi casi è necessario avere un account personale, quindi al quale accedere. Qui dalla home di Google si accede cliccando sul pulsante Accedi. Allora, se siete già registrati, avete già un account predefinito, lo dovreste trovare tra quelli elencati sul computer, se è un computer dove di solito operate. Se non doveste trovarlo, il vostro nome, cliccate su Utilizza un altro account. A questo punto, sempre se già disponete, siete già registrati a Gmail, inserite qui le credenziali, quindi l'indirizzo di email e la password. Se è la prima volta in assoluto che vi avvicinate a Google, al servizio Gmail di Google, cliccate su altre opzioni e quindi cliccate su Crea un account. Compilate questo semplice modulo, nome, cognome, vi scegliete il nome utente, sperando che nessun altro abbia scelto un nome utente analogo, identico a quello che voi vi state scegliendo. Nel caso, provate delle varianti, perché come vedete, qui stiamo creando un indirizzo nel dominio Gmail, quindi stiamo competendo con l'intero mondo. Se invece questo account fosse definito nel dominio della scuola, è meno probabile che ci possano essere account omonimi all'interno della scuola. Ma in questo caso il dominio non verrebbe autocreato da voi, sarà stato assegnato dal vostro amministratore della G Suite. Ora qui, insomma, si completa il modulino, si crea la password, ve la inventate, la scrivete 2 volte, inserite la vostra data di nascita, insomma, dati anagrafici, numero di cellulare e l'eventuale facoltativo indirizzo email attuale. Per esempio, quello su istruzione.it è utile per riuscire a far arrivare lì eventuali informazioni di recupero della password nel caso dimenticaste la password con cui vi state registrando a Gmail. Ecco, effettuati questi passaggi dovreste essere in grado di accedere. Ora io accedo con il mio account.
inserisco la password ed ecco che ora la mia pagina di Google non è più anonima, ma c'è la mia figurina, il mio avatar, che volendo potete cambiare cliccando su questo link, potete caricare una vostra foto con cui identificarvi anche visivamente. Ecco, l'uso di Gmail è abbastanza intuitivo, non spendo molte parole. Cliccando su Gmail, qui vediamo le email che non ho ancora letto, questo messaggio di prova che mi sono inviato poco fa da un altro account, giusto per dimostrare la lettura e quindi anche il modo con cui si possono replicare ai messaggi. Si clicca su rispondere, si scrive il messaggio, eventualmente si possono anche allegare dei file e si invia il messaggio. Ecco, questo l'uso letterale della posta elettronica è abbastanza banale. Potrebbe essere invece di maggiore interesse nel contesto scolastico riuscire ad agganciare il vostro account che avete istituzionale, che avete su istruzione.it, quindi del tipo nome.cognome@istruzione.it, gestirlo direttamente qui da Gmail. Associandolo quindi al servizio di Gmail, in modo che voi possiate leggere la posta anche da qui, da Gmail, quindi centralizzare la lettura e così come l'invio dei messaggi direttamente da qui, avvalendovi in questo modo del vantaggio formidabile dello spazio illimitato che di fatto Gmail vi mette a disposizione, contro lo spazio invece limitatissimo che vi dà istruzione.it. Siete quotidianamente, immagino, alle prese con una casella postale piena e che dovete periodicamente svuotare appena la perdita di messaggi che vengono rimbalzati, non vengono recapitati perché la vostra casella su istruzione.it è piena. Ecco, per ovviare a questo fastidioso inconveniente, potete associare il vostro account di posta elettronica, nello specifico istruzione.it, ma questa procedura può essere applicata a qualunque account di posta elettronica terzo, diciamo, lo potete centralizzare, importare all'interno di Gmail e quindi gestire tutto da Gmail, avvalendovi sia dell'interfaccia decisamente migliore, più allo stato dell'arte rispetto a istruzione.it perlomeno, ma ripeto soprattutto per gli spazi, le prestazioni messe a disposizione. Ora, per impostare questa associazione, quindi per fare in modo che l'account istruzione.it sia associato a Gmail, è necessario andare qui in impostazioni, dalla rotellina che trovate qui sulla destra, cliccare su impostazioni e tra le varie impostazioni con cui è possibile anche personalizzare l'uso di Gmail, ecco, la sezione di nostro interesse è questo account e importazione. Ecco, qui potete, come vedete, aggiungere un account email per leggere la posta di questo account, quindi usare Gmail per scaricare la posta dell'altro account. E inoltre potete anche aggiungere un altro indirizzo email per inviare, sempre da Gmail, inviare la posta usando come mittente quello di istruzione.it. Quindi di fatto l'utente con cui interagite, a cui magari invierete un messaggio, vedrà che il mittente non sarà l'account gmail.com, ma il mittente sarà quello su istruzione.it. Ora, per dimostrare questa impostazione, ne provo ad caricarne una, quindi clicco su Aggiungi un account email. Quindi qua bisogna specificare il vostro indirizzo email. Ora, in genere gli indirizzi email di istruzione.it sono del tipo nome.cognome@istruzione.it. Io non dispongo in questo momento di un esempio di questo tipo, ma qui voi dovete scrivere l'indirizzo email su istruzione. Io ora scriverò un altro mio account che ho su un altro dominio, nel dominio ipabadico.it, quindi questo è il mio email che voglio agganciare e importo le email dal mio altro account. Questo è quello che voi dovete impostare anche quando scegliete istruzione.it.
Ora, nel caso di istruzioni.it, come nome utente, quindi dovete scrivere nome.cognome, se l'email è del tipo nome.cognome, insomma, chiocciolaistruzioni.it, cioè dovete mettere nome utente ciò che sta prima della chiocciola. Ora, nel mio caso, invece, il nome utente è l'intera email, compreso ciò che sta dopo. Quindi qui dovete scrivere la password, la password la conoscete voi. Quindi dovete specificare il server di POP3. Ora, nel caso di istruzioni.it, l'indirizzo è pop.cd.istruzione.it e lasciate porta 110. Ora, nel mio caso, invece, è quest'altro. Ma voi invece dovete inserire qui pop.cd.istruzione.it. Ora, potete anche decidere se lasciare una copia del messaggio sul server oppure scaricarlo direttamente su Gmail e quindi cliccare su Aggiungi account. Bene, adesso lui sta controllando se va tutto bene, ha controllato la corrispondenza delle password, se ci sta facendo continuare vuol dire che è andato tutto bene. E ora opzionalmente chiede anche, volete da Gmail essere in grado di inviare messaggi impostando come mittente anche il nuovo email? Ora, se voi volete che questo sia possibile, cliccate su sì e cliccate su avanti. Ora, qui verranno chiesti le credenziali per l'invio di posta, che sono analoghe a quelle per la ricezione. Si clicca sul passaggio successivo e qui come server SMTP dovete scrivere smtp.sidi.istruzione.it nel vostro caso, nel caso di email su istruzione.it. E come nome utente scrivete ciò che sta prima della chiocciola, tipicamente nome.cognome, in generale così, ma voi scrivete quello che avete nel vostro account. Ora, qui invece, per completare il mio esempio, scriverò le credenziali del mio account che, come vedete, non sono su istruzione.it, quindi cambia leggermente la dominazione, ma la logica è quella. E inserire la password, che è la stessa password con cui normalmente consultate, che vale anche per l'invio. Connessione protetta tramite TLS, lasciate la spunta qui e quindi clicchiamo su Aggiungi un account. Ora, come avete visto, è stata avviata una verifica delle credenziali ed è stato inviato un messaggio automatico. Quindi Gmail ha inviato un messaggio all'account istruzioni.it contenente un codice. Questo codice lo dovrete andare a copiare e incollare in questo campo. Quindi io adesso passerò a scaricare la posta. Scarico la posta sull'account, in questo caso il mio account di prova, francesco@ipabeditor.it. Voi invece dovete andare a leggere questo messaggio in istruzioni.it. Ecco, qui appare il messaggio che è stato spedito da Gmail. E questo codice lo copio. Vado a copiarlo e lo incollo. Clicco, torno a incollarlo nella finestrella di Gmail per completare la configurazione. Ecco, da questo momento, se vado in posto in arrivo, io ora vedo anche i messaggi indirizzati all'account nuovo, nel vostro caso l'account istruzione.it, ma non solo, posso scrivere un messaggio decidendo questa volta con quale mittente scrivere. Se con il mio account gmail.com oppure con l'account, in questo caso su ipabeditor.it, voi vedrete invece l'account che avete su istruzioni.it. Quindi potrete anche, oltre che ricevere, anche inviare i messaggi su istruzioni.it e da e per istruzioni.it. In questo modo potete dimenticarvi della webmail del sito istruzioni.it e gestire la posta elettronica in maniera centralizzata tutta da Gmail.
E con questo account, non con quello di Sui.it, ma con l'account del tipo gmail.com, potrete accedere a tutti gli altri servizi che Google mette a disposizione, a cui abbiamo accennato e che saranno oggetto delle lezioni successive.